Dietri lo rivedo come in sogno. Il suo nome è luccicante, sembra anch'esso smaltato. Ricordo molte maioliche sulle porte di Vietri, fresche di un bianco lattiginoso, sul quale sono disegnati verdi e celesti motivi vegetali e floreali. I colori di Vietri sono quelli delle sue ceramiche. Quando mi passai, e sono ormai molti anni, volli anche io ordinare una rivestitura da bagno, bianca lattiginosa, con verdi motivi di foglie decorative, una freschezza che ancora non mi è venuta a noia, una Vietri di casa mia, fiorentina del Cinquecento, perfettamente intonata con l'architettura di Baccio d'Agnolo. Come passa il gusto delle decorazioni, anche se belle, sobrie e misurate? Spiegatemi come mai le maioliche di Vietri resistono così a lungo, come materia e come gusto. Sarà forse che si portano dietro il ricordo chiaro, nitido e fresco del paese dove sono nate, sul mare di smalto? Queste belle parole sono quelle di Piero Bargellini, politico e scrittore fiorentino, colpito dalla località di Vietri sul mare, perla tra le perle, che introduce alla costiera amalfitana. Queste parole e tante altre dedicate alla località di Vietri sul mare sono contenute in questo libro, o meglio, in questa antologia molto interessante, dal titolo Graffiti vietresi, scritta dal giornalista Vito Pinto, Graus Edizioni. Questa antologia ci consente di guardare alla località di Vietri sul mare in un modo completamente diverso. Vietri non è solamente una cartolina bella da fotografare o da regalare. Vietri è molto di più. Vietri ha una storia, una memoria sconosciuta forse ai più, che Vito Pinto intende promuovere, intende riportare alla luce. E quindi tra aneddoti, descrizioni, scritti dei tanti intellettuali che si sono succeduti nel corso del tempo a Vietri, perché folgorati dalla bellezza del luogo e anche dalla semplicità e dalla gradevolezza dell'esistenza che era possibile concretizzare in questo posto, propone al lettore un excursus di tanti aspetti che meritano di essere ricordati perché comunque fanno parte della nostra memoria e quindi anche della nostra matrice culturale. Tra tutti, forse, spicca la personalità di Giuseppe Prezzolini, giornalista e scrittore, che decise di trasferirsi nella parte più in avanti della sua età, per un periodo in questa località, quella appunto di Vietri. E ha dedicato tanti scritti riportati in questo testo, dedicati appunto al luogo in cui viveva con la sua seconda moglie. Sono anni, quelli descritti in questo testo, in cui, si evidenzia anche, un baluardo molto forte di individui che si riuniscono e che determinano e creano una sorta di circolo culturale che dà una forza al luogo e ne determina anche la configurazione dell'epoca. Attenzione, nel libro è riconosciuta ed è data anche all'evoluzione della ceramica vietrese, per cui Vietri è famosa in tutto il mondo, e ai tanti artisti nord-europei che si sono recati in questo luogo e che hanno apportato anche un'innovazione alla stessa ricerca stilistica delle ceramiche appunto vietresi. Un libro quindi molto interessante perché ci consente di accedere a informazioni difficilmente reperibili, che per Vito Pinto non vanno assolutamente dimenticate, perché come dicevo, per Paolo Pasolini nel 1975, mai affidare allo schermo, per così dire, la memoria, perché sicuramente andrà perduta. Quindi un libro, le parole, rappresentano sicuramente la possibilità più concreta per evitare che tante cose vadano nell'oblio.
Si racconta anche di situazioni gravi come l'alluvione del 1954 a Salerno che determinò a Vietri non pochi morti e poi si passa ad aneddoti ben più lievi come le riprese del film nel 1959 Cerasella con una giovanissima Claudia Mori e un giovanissimo Mario Girotti alias Terence Hill. Insomma, tutto questo è raccolto in questo libro, proprio per non lasciare andare all'oblio quella che è la memoria e come dicevo prima, la memoria ci conferisce un'identità da cui ripartire sempre più forti. Consiglio quindi la lettura del libro Graffiti vietresi, edizioni Graus, del giornalista Vito Pinto. Alla prossima.